Valeria Ajada, cocktail importantissimo. Narra la storia del Conte Negroni, un cocktail aristocratico. Riportato in una bottiglia è una bella scommessa, un Negroni in bottiglia. Del Negroni per noi appunto era il mantenimento della ricetta classica, su questo non volevamo troppo esporci perché appunto è il simbolo anche dell'italiano all'estero, no? Proprio il nostro cocktail per eccellenza che si conosce di più fuori dall'Italia. La nostra versione classica, gin, blend di vermouth, bitter e olio essenziale di bergamotto per sostituire il peel del bartender. Quindi, come al solito, chiudiamo anche con il naso per dare appunto una sensazione anche di freschezza e di profumo in apertura. Valeria, raccontami un po' il servizio. Vedo questo bicchiere bellissimo che mi ricorda e mi riporta sempre un po' al vino. Innanzitutto, te lo servo. Ah, lo proviamo, beh. Che questo è come dire. La prima regola. Esatto. Guarda, il bicchiere che abbiamo scelto è di questa misura proprio per fare in modo che la parte al naso si possa aprire, quindi attraverso ovviamente il nostro movimento, perché una delle grandi sfide che è di questi cocktail è quella di riuscire a dare la parte al naso che generalmente il bartender dà con i peel. Invece noi siamo riusciti attraverso una serie di escamotage qua, perché ci sono appunto gli essenziali di bergamotto, perché l'affinamento insomma permette anche questo affinamento tipo di... Come affina questo neurone? Questo neurone viene affinato in vetro e fa circa un mese. Ogni volta cambia, nel senso che anche noi abbiamo un laboratorio molto grande dove la temperatura è stabile, però comunque un minimo, c'è un passaggio di temperatura, quindi anche a seconda magari ogni tanto deve essere un po' di più, ogni tanto un po' di meno. Ovviamente c'è il controllo qualità. Assaggiare in questo momento che comunque c'è tanto fermento, non è mixology, e che li invecchiano anche un po' nei legni. Voi li utilizzate? Sì. In questo caso viene utilizzato il legno o solo vetro? Solo vetro. Lo assaggiamo? Assaggiamo. Lo berremo senza ghiaccio? Senza ghiaccio, sì. Senza ghiaccio. La cosa interessante è proprio che attraverso questi procedimenti riusciamo a bere un Negroni senza ghiaccio e questo stesso Negroni, quindi senza la diluizione dell'acqua, risulta morbido ed elegante e piacevole, senza spigoli. Ricordiamo un attimo la ricetta, perché poi il Negroni tutti sanno che è il padre del Negroni. Ricordiamo un po' come quella tradizionale, ma anche come poi tu l'hai detta molto velocemente, però la rispiegherai, perché sono tre ingredienti, certo, miscelati anche poi in parti uguali, no? Mi sembra così. Esatto, sì, sì. Ormai non ci capisco più nulla. Raccontami la tua ricetta. Sono gin, vermouth e bitter. Il vermouth è rosso sempre. Ovviamente rosso, sì. Assolutamente sì. In parti uguali, 30-30-30. E normalmente è servito on the rocks. Noi lo serviamo puro, quindi non abbiamo all'interno la diluizione. Poi ovviamente se il cliente finale, l'utente finale vuole metterlo on the rocks, non ci sarà nessun problema perché non avrà doppia diluizione. In una tradizione invece questa fetta d'arancia, che era molto importante, voi utilizzate il bergamotto. Il bergamotto, giusto, sì. No? Sì, che sì. È un frutto, ricordiamo, un frutto di un grande profumo, forse anche più... con olio essenziale più importante di un'arancia, no? Perché sì, poi sì. Alla fine esce ancora fuori di più. Io provo a assaggiarlo. Anzi, no, provo a annusarlo, perché a questo punto certo. Mi sembra di fare veramente una degustazione. Io di solito che bevo vino, invece bere un cocktail, come si beve un vino, è bellissimo, no? Vedere, è un raggiungimento anche di una struttura organolettica, dove tu prima lo annusi, anzi prima lo guardi, lo annusi e poi solo alla fine lo bevi. Mi piace questa presenza importante, perché naturalmente io parlo da uno che è abituato normalmente a bere. Abituarsi anche a bere dei cocktail senza ghiaccio, quando invece nella tradizione si beve sempre con molto ghiaccio, la diluizione è maggiore. Qua esce fuori tutta la parte quella del forte del gin, naturalmente. Certo. Poi c'è tutta questa aromaticità del vermouth che non mi dispiace.
E il bitter esce fuori solamente alla fine e ha un buon equilibrio, buono. Certo, però questo è un drink, è un cocktail da duri, da gente che deve, sì, che deve saper bere. La quantità, quanto con il tuo versato è la porzione giusta? La bellezza è anche che ognuno può fare un po' come vuole, di base, cioè nel senso stiamo scardinando le regole del bartending, della miscelazione, per cui c'è anche la libertà da parte del fruitore finale di divertirsi, di a sua volta scardinare le regole. Quindi quello che sto capendo, nel senso che se io mi metto nella mia bottega questa bottiglia, io la apro a temperatura giusta, la lascio sul banco e posso anche farmela tutta? Sì, questo è sempre il senso? Sì, esatto. Assolutamente. Ok, però lo metterei dietro l'etichetta, cioè o agitare con cura oppure mi piace anche questa frase che puoi scrivere in inglese, ma poi alla fine bisogna anche parlare in italiano, no? Certo. Quindi è chill, open, enjoy, quindi fredda, apri e bevi. Esatto. E godi, divertiti. E godi, esatto, okay. Divertiti. Sempre con moderazione però, no? Con moderazione, perché stiamo parlando, assolutamente. Quanti lo dà, quante relazioni alcoliche ha questo qua? È scritto un'etichetta? Assolutamente sì, siamo consapevoli. È una regola? Assolutamente. È obbligatorio. Però comunque diciamo che con i nostri cocktail in bottiglia che fanno affinamento si perde un pochino di grado alcolico rispetto ai cocktail normali, quindi si ha anche una digeribilità diversa. C'è una selezione naturale dell'alcol? Sì, esattamente. Quindi si ha anche una digeribilità diversa, certo. Ovvio, rimane sempre un Negroni, quindi non si deve andare oltre le dosi consigliate, ma ecco, è un po' più soft. Bene, mi piace.